Francesco Zamboni della ditta Zamboni Casa, com'è il mercato nell'Alto Garda nel settore alberghiero e ristorativo? Direi che non possiamo lamentarci perché tutto sommato il lavoro non manca, siamo contenti, siamo una realtà che comunque da tanti anni presente sul territorio e ci aiuta indubbiamente, però vediamo comunque una buona presenza del turista e quindi gli alberghi ci sembrano sempre interessati a trovare delle soluzioni nuove, ci sembra che investano bene e quindi riusciamo a lavorare con i nostri storici. Qui in fiera siamo presenti perché chiaramente vogliamo prendere anche clienti nuovi, insomma. Andrea Pedrotti della Tecno Progress di Arco, che si occupa di marketing e web. E come sta andando qui in fiera? La fiera, come tutti gli anni, per noi è un punto di riferimento, un po' per i clienti che abbiamo già acquisito, e dopo porta sempre anche dei nuovi contatti, quindi è sempre una fiera molto interessante. E gli albergatori, come sta andando agli albergatori secondo te, per via della stagione insomma? La stagione estiva sappiamo un po' com'è andata, per via che pioveva tutti i weekend, però nonostante questo sono riusciti a finire abbastanza bene, diciamo, questa stagione. L'inverno la neve arriva a sgoccioli, però insomma speriamo che qualche altro weekend faccia un po' di neve in più, che così prospettiamo poi a un'estate migliore, insomma. Eliseo Bertini dell'Associazione Cuochi del Trentino, come sta andando qui in fiera? Allora, penso che sia una cosa molto innovativa. Noi con questo stand dato dall'Associazione Cuochi Trentini rappresentiamo un po', tra virgolette, la nostra professione. Noi siamo pasticceri e anche cuochi e cerchiamo di proporre delle innovazioni come finger food o pezzi artistici. La scuola è la scuola di formazione professionale di Rovereto, che collabora con l'Associazione Cuochi Trentini nel creare un po' di show cooking con il pubblico. Nell'Alto Garda, in questo ultimo periodo, alcuni ristoranti stanno passando momenti di crisi, c'è un po' di malumore, diciamo, tasse troppo alte, ristoranti che lavorano poco. Cosa ne pensa lei? Allora, la prima cosa, diciamo che è passato i tempi del tutto andava bene, adesso bisogna fare qualità e la qualità viene fatta con le materie prime, ma anche con la continua formazione del personale. Quando arriviamo a questo livello, forse anche la crisi sta alle nostre spalle. Fabrizio Martinelli della storica ditta Home Caffè. E come sta andando questa fiera? Sta andando bene, ieri abbiamo avuto un ottimo numero di presenze, sicuramente anche tanti curiosi, però è stato comunque piacevole incontrare la clientela abituale, che poi è il nostro punto di riferimento perché veniamo soprattutto per quello, quindi per un contatto con la clientela di sempre più che con la clientela ricercata, ecco, se vogliamo. Da un po' di tempo a questa parte si parla tanto della ristorazione locale che è in crisi, cosa ne pensi tu? Ma io non vedo questo, vedo che ci sono spazi ottimi per chi parte e si approccia al mercato con una proposta di qualità alta, e sicuramente c'è anche una parte del mercato che sta cercando con il taglio dei prezzi di proporsi sul mercato, c'è spazio anche per questo, però sicuramente è una fetta di mercato che si va a colpire, che può rispondere in maniera positiva o meno, quindi il gourmet, l'alta qualità sicuramente sono qualche cosa che per il Garda può avere un futuro e può avere veramente degli sbocchi importanti, a cui noi crediamo. Pier Giorgio Torboli della ditta Planet Bevande di Arco, come sta andando questa fiera? Ma tutto sommato bene, nonostante i tempi che tutti si lamentano, ma comunque la nostra zona in particolare dà dei buoni risultati perché comunque è premiata dal turista come sempre, e la fiera vedo che è bella partecipata, anche ieri che era una giornata di sole comunque è stata partecipata, affollata e gente molto interessata, e penso che comunque alla fine il consuntivo sarà positivo come tutti gli anni, insomma. Quindi voi avete un po' il polso anche sulla situazione della ristorazione, degli alberghi qua nella zona, e ti sembra che a vedere questo riscontro stia andando bene, insomma? Sì, perché vedo grande voglia di rinnovarsi, di fare da parte di ristoratori, dei baristi, comunque voglia di rimanere sempre sul pezzo e comunque trovare novità, innovarsi, rinnovarsi per essere vincenti anche in questi tempi che non sono come
tutti comunque i media, i giornali cercano di enfatizzare, però io vedo grande spirito di voglia di fare, di rinnovarsi, e gente sta cercando novità, e in fiera ci sono dei bei espositori che comunque danno delle opportunità e dei suggerimenti ai ristoratori e agli operatori che vogliono perseguire questa strada. Tra ristoranti, prodotti gastronomici, prodotti per alberghi, troviamo anche la comunità di Valle, qui all'Expo Hotel. Cosa ci fa la comunità di Valle qui? Beh, buongiorno a tutti. Innanzitutto ci troviamo in un comparto importante di Expo Riva Hotel, ovvero nella sezione Eco and Wellness, e giustifica la nostra presenza l'obiettivo che ci siamo dati quest'anno, quello di proporre non solo i nostri, diciamo, i servizi che forniamo alle utenze non domestiche in termini di appunto di per migliorare la gestione dei rifiuti, ma anche per proporci a tutti i visitatori che vogliano informazioni sul diciamo su come migliorare il loro modo di differenziare e conferire correttamente il modo del appunto i rifiuti che vengono prodotti nelle abitazioni. In più quest'anno abbiamo ampliato un pochino anche la nostra azione e ci proponiamo in forma di promotori di sostenibilità, perché in abbinata allo stand abbiamo anche un piccolo forum con una serie di incontri dedicati a dei progetti che finanziati dal Fondo Sostenibilità della Provincia Autonoma di Trento e che si dedicano con attenzione al mondo del mondo alberghiero, alla possibilità o comunque a dei progetti di bike sharing pubblico a cui stiamo lavorando, e poi e al mondo della sostenibilità in generale, con la certificazione ISO 20121 che oggi ha visto praticamente anche il conferimento del certificato a Riva Fiere Congressi, che analogamente a Rockmaster praticamente ha seguito questo percorso richiesto dalla certificazione per ottenere questo ambito riconoscimento. La fiera sta andando abbastanza bene, e io ho notato che ci sono molte persone interessate, contrariamente a qualche anno fa che c'era magari di domenica molto più gente che veniva solo per farsi un giro. E i problemi ci sono perché la crisi c'è chiaramente, però vedo che c'è l'interesse, anche perché noi vendiamo un prodotto di prima necessità che è il food e il beverage. E c'è un momento di crisi per i ristoranti della zona, alcuni hanno chiuso, altri stanno protestando per le tasse troppo alte o comunque per questo disagio che c'è nel sociale. Cosa ne pensi tu? Di sicuro il turismo è stato assistito negli anni che forse non serviva assisterlo, e invece adesso ci sarebbe bisogno di una mano anche da parte dell'ente turistico provinciale. La crisi morde chiaramente, la gente ha meno soldi, parliamo di ristorazione, per andare in ferie. La fortuna del Lago di Garda è quella che noi lavoriamo con una clientela mitteleuropea che dalla crisi, bene o male, sta cominciando a uscire. E sono anche convinto però che lavorando bene, lavorando a livello qualitativo, si riesca a sopperire questo, perché il Lago di Garda ci porta ad avere una stagionalità molto lunga, contrariamente ad altre zone, vedi la montagna, vedi il mare, che hanno una stagione molto più corta e di conseguenza più difficoltosa nel riuscire a ottenere una clientela di un certo livello.